Ciao! Allora, questo è un nuovo video, anche se in realtà è la continuazione del video haul. Se non l'avete vista, andatela a vedere, ve la metto qui. E adesso vi faccio vedere la haul di Primark, la mia huge haul by Primark, ovvero questo borsone più questo borsino dove in realtà c'è una cosa soltanto. Ho comprato anche dei regali che non ho più con me, comunque vi faccio vedere quello che ho preso per me. Allora, innanzitutto, visto che vado in ordine sparso, vi faccio vedere questi calzini che erano in un pacco di 7, l'ho già aperto perché li ho indossati, e erano 7 paia di calzini appunto grigi e con vari colori, così. A 3 euro. Questi li ho presi di corsa, appena li ho visti amo i calzini, amo questi tipi di calzini, sono morbidi e 7 paia di calze 3 euro neanche da H&M, quindi li ho presi di corsa. Ne avrei presi altri, però vabbè, poi ci ho detto cosa me ne faccio, li ho presi anche a mia sorella e spero che Primark apra il più presto possibile a Milano, così da poter andare a comprare altri 1000 pacchi di calzini. Poi ho preso queste ciabattine, che sono costate 3 euro anche loro, di queste dovrebbe esserci ancora il prezzo, sì, 3 euro. E sono dei ciabattini morbidi, leopardati, rosa e bianchi, beige, insomma, panna, molto carini. C'erano di 1000 altre fantasie, io li ho ripresi leopardati, nel senso che mia mamma e mia sorella me li avevano già presi da Primark, sempre a Berlino, perché sono stati lì ad agosto, ed erano simili, sempre leopardati, quindi ho voluto riprenderli dello stesso tipo, insomma. Poi, altra, diciamo, cavolata, sempre per 3 euro, questa, vedete, 3 euro, la Thermal Mug. Allora, questa è una tazza termica, si presenta così dentro, ha questo tappo che si apre per bere, potete anche portarlo in giro perché si richiude, ha questo per non bruciarvi ed è tutta a fiorellini. È una cavolata, diciamo, ma mi era piaciuta tantissimo, l'avevo già vista su Instagram, perché appunto Primark ha Instagram e pubblica ogni giorno più di una foto. In realtà aveva pubblicato la foto di questa e me ne ero innamorata. C'è anche di qualche altra fantasia, ma in realtà la più carina era questa con i fiorellini. E appunto una Thermal Mug cavolata, che però non potevo lasciare lì. Poi ho voluto prendere un pigiama. Ce n'erano tantissimi già fatti. Ne ho ad esempio preso una mia sorella con i Minion di Cattivissimo Me. Però io ho preferito fare la persona seria e me lo sono costruita io, perché quelli che c'erano mi piacevano, ma magari o mi piaceva il sopra o mi piaceva il sotto, quindi me lo sono fatta da me. C'erano questi pantaloncini che ho adorato per il colore, per la stoffa morbidissima, per il pizzo in fondo e poi per come mi stavano, perché non sono né troppo lunghi né troppo corti. Cioè, sono quei pantaloncini che stanno proprio al di sotto di ciò che devono coprire e sono carinissimi. C'erano anche più corti. Questi costavano 5 euro e Loft to Lounge, sono, non lo so, bellissimi, mi sono piaciuti tantissimo, sono definiti cheeky short appunto perché coprono giusto quello che devono coprire, comunque sono così e li ho trovati adorabili. Poi, visto che le magliette da pigiama che c'erano non mi piacevano, neanche quella che c'era abbinata a questo, sono andata nel reparto Basic, dove ci sono felpe, ne ho presa una mia sorella per 8 euro, morbidissima tra l'altro, magliette, felpe, di tutto, tutto basico, tute, eccetera, e ho trovato questa canottierina fucsia col pizzo sopra, che stava molto bene con i fiorellini dei pantaloncini, e questa costava 3 euro. Quindi non potevo assolutamente lasciarla lì. Ho preso una 6. Ecco, le taglie di Primark sono diverse dalle taglie italiane. Vanno dalla 6 alla 20. Io ho preso tutte 6, tranne dei pantaloni che vi mostrerò dopo. Comunque, appunto, ho preso una 6. I pantaloncini invece ho preso una 10, perché era definita la 10S. In realtà mi stanno morbidi, avrei dovuto prendere una 8, però è uguale, nel senso che sono per dormire, devono essere morbidi.
Poi ho preso queste che vi faccio vedere perché sono una cavolata, sono mutande fatte così e dietro ci sono i Minion. Cioè non ci sono i Minion, c'è la bimba di Cattivissimo Me e l'unicorno. E è un XS appunto, l'etichetta e dei Minion costavano 3 euro. Le ho prese, non so neanche se le indosserò, però appunto erano simpatiche. E sono una cavolata. Poi Daniel mi ha preso questo braccialettino, che è molto carino, così, è tutto dorato con i brillantini, e questo costava 4 euro, è definito yellow, in realtà è dorato. Ce n'erano molti altri carini, di braccialetti con i fiori, c'erano anche tante collane belle, però io non le porto, quindi ho preferito, lui mi ha regalato questo e basta, nel senso solo un braccialettino, tanto poi io ho i miei. Altra cosa carinissima che appena ho visto ho preso sono questi pantaloncini, di cui ho preso una 8, morbidini, anche qui potevo prendere una 6, però la 8 è più morbida, e sono tipo quei pantaloni che vendevano anche da Zara. Da Zara costavano 30, da Primark 5. Il tessuto è lo stesso, molto leggero, per andare in spiaggia o in piscina sono perfetti. Certo che non li metto per uscire, però per il mare sono perfetti e carinissimi. Poi altra cosa che ho preso sono questi jeans. Questi li ho già indossati, sono molto morbidi. Sono questi jeans con questo lavaggio, sono super skinny, non sono jeggings, ma sono proprio jeans super skinny, e io li ho risvoltati in fondo perché sono molto lunghi. Ho preso una 10 perché li volevo più morbidi essendo super skinny, ma la 8 mi andava bene. Io porto una 40 in Italia di pantaloni, quindi una 8 era già giusta, però ho preferito prendere la 10. E sono molto semplici, così costavano 13 euro, quindi li ho presi perché mi piaceva questo lavaggio, ma non avrei mai voluto spendere molto per questo lavaggio perché non so quanto lo metterei. Io tendo a mettere solo jeans scuri, ma in realtà i jeans li metto pochissimo, li metto giusto in primavera, ma raramente, quindi appunto ho preferito comprare questi da 13 euro, che erano carini, sono anche morbidissimi. Poi altra cosa, ho preso questa canottierina che avevo visto nei video degli acquisti di Primark delle inglesi, ed è questa canottierina, è lunga giusta, nel senso che non è né un crop top né troppo lunga, ha tutti questi dettagli, questi fiorellini nei bordi, anche in fondo. Questa mi era piaciuta tanto dai loro video, quindi l'ho presa subito, senza provarla, senza niente. Ho preso una 6. E questa è un tessuto morbidino. Pensavo fosse diverso, è un tessuto molto elasticizzato e appunto morbido. C'era di altri colori, c'era un giallo bellissimo, ma ovviamente la 6 non c'era, nemmeno la 8, c'erano solo taglie grandi. Comunque questa costava 6 euro. E niente, mi è piaciuta tanto, l'ho presa da indossare adesso in primavera, estate, con qualcosa sopra, poi in estate da sola. Poi ho acquistato, questa è stata una delle cose di cui sono andata più fiera, un pacco di 50 elastici a 1,50 euro. Sono gli elastici che piacciono a me senza ferretti, ci sono più piccoli e più spessi, e 1,50 euro per 50 elastici non potevo certo lasciarli lì. Le forcine non le ho prese perché alla fine le uso poco e ne ho ancora, però gli elastici li ho visti, li ho presi, c'erano anche di altri colori, c'erano colorati, c'erano marroni, beigini, bianchi. Io li ho presi neri perché sono quelli che uso di più, però appunto è stato un acquisto di cui sono andata fierissima. Poi altro acquisto che ho fatto è stata una maglietta, questa l'ho vista, ho letto la frase, non potevo lasciarla lì, ed è questa magliettina che ho già indossato, è molto morbida e ha questa stampa dove c'è scritto full time fashion addict. È mia perché amo la moda, amo fare shopping e insomma mi piaceva la stampa dorata e mi piacevano i fiorellini. È grigio antracite, insomma un grigio scuro, dietro è liscia, semplice, e questa costava 6 euro, anche qui ho preso una 6,
più piccola non c'era, però mi è comunque un po' troppo morbida, ma niente, mi è piaciuta tanto per la stampa, è molto carina. Poi altre ultime due cose. Allora, vi faccio vedere prima quello che ho comprato, diciamo per necessità. Allora, sono partita con un paio di tacchi, in realtà stivaletti con un po' di tacco e con un paio di stivaletti. Il primo giorno tutto bene, il secondo giorno i piedi non ce la facevano più, avevo malissimo, con entrambe le scarpe non riuscivo a camminare, stavo proprio male. E ho visto da Primark queste scarpe che costavano 5 euro, quindi non ho potuto resistere, le ho prese. In realtà ho visto prima quelle da uomo che ho fatto prendere a Daniel e che costavano 10 euro ed erano praticamente uguali. Poi ho detto, per curiosità, andiamo a vedere da donna se ci sono, 10 euro le compro. Meglio, costavano 5, le ho indossate 2 giorni consecutivi, non mi hanno fatto venire male ai piedi, sono stata benissimo. Sono morbide, hanno la suola di gomma e qui sono di tessuto, di stoffa grigie e con la suola bianca. Niente, mi sono piaciute tantissimo, le vedrete indossate nei vlog. Scusate, nei vlog e nelle foto e niente, sono comodissime. Sono un altro acquisto di cui sono andata molto fiera perché appunto 5 euro per un paio di scarpe è pochissimo. E non fanno schifo, non si è staccata la suola dopo mezz'ora, cioè le ho indossate 2 giorni camminando, facendo i chilometri e stanno ancora benissimo, quindi sono fiera di questo acquisto. E poi l'ultimo acquisto che ho fatto per me è stata questo cardigan che mi è piaciuto molto per il colore, insomma, questo grigio, bianco, nero. Devo staccarci sto cordoncino perché mi dà fastidio. Ha le maniche così, un po' pipistrello, un po' morbide. È abbastanza lunghino, ma non troppo. Dietro è uguale al davanti. E costava 15 euro. È morbido, carino. C'era di altri colori, mi è piaciuto tanto. E quindi l'ho acquistato. Da Primark devo dire che avrei acquistato tutto il negozio.